Ma un imprenditore che, secondo il suo racconto, si era indebitato attraverso il gioco d'azzardo, ma soprattutto da quello che abbiamo potuto anche verificare noi, attraverso un tenore di vita assolutamente incompatibile con quelle che erano le sue disponibilità economiche e finanziarie. Non solo attraverso la denuncia, ma anche attraverso l'attività investigativa abbiamo potuto constatare come c'erano delle persone che hanno posto in essere condotte gravemente estorsive, attraverso minacce di morte per lui, la moglie e il piccolo bambino. Quello che posso confermare è che alcune delle persone sotto indagine e raggiunte anche dal provvedimento cautelare sono in stretto contatto con personaggi già indagati o arrestati per l'appartenenza o la vicinanza alla criminalità organizzata e in special modo con l'andrangheta calabrese. Minacce precise che vi hanno indotto a un certo punto a mettere sotto protezione la famiglia. Sicuramente. Le indagini ovviamente nascono e si sviluppano per raccogliere un quadro probatorio rilevante e consistente, ma in questo caso dovevamo assolutamente tutelare l'incolumità fisica delle persone denuncianti. È stato trovato una 357 Magnum, quindi un pericoloso revolver, fatto trovare appositamente all'interno di un'autovettura che era stata data in prestito al soggetto che poi ha fatto denunce nei nostri uffici. Questo per minacciarlo, per indurlo a farsi vedere, a consegnare, a restituire la somma di denaro, minacciandolo che ovviamente se non avesse fatto tutto ciò avrebbero anche potuto farlo arrestare perché trovato in possesso con una pistola rubata. Indagini proseguono per fare piena luce sull'accaduto, per capire se magari qualcosa non è stata detta per paura o non è stata detta per altri fini e per evitare assolutamente l'eventuale radicalizzazione sul nostro territorio di personaggi legati all''ndrangheta calabrese.